Quell'incidente della memoria, poc'anzi, mi faceva pensare. Placido ricordava i versi nel momento in cui richiamava che invece c'è stato un tradimento. Poi altri sono intervenuti con tradimenti riuscite. Vedete, il discorso non è sulla memoria. Mio padre, che conosce migliaia di versi di poesia sacra, quando mi dice, notava, spesso arrivata alla terza, quarta, a sveno, come un destinato poi, se la ricostruisce, non è che la ricorda. Il ricordo è nell'ordine di un andare voi, attraverso una memoria d'apprendimento, così, uno sforzo puro di memoria, come che era quel verso di Leopardi, di Gattinci. Loro non la ricostruiscono, non è una pura memoria. Loro, conoscendo bene l'ingranaggio del verso e conoscendo la rima, se la ricostruiscono, certo, sapendola, ma perché conoscono proprio com'è, se rigori sul primo e sul secondo verso, sul terzo e sul quarto deve essere gare, non poteva essere diversamente. E poi questi professanti che hanno in ammentagna, in costamento, e comente, le ammento non si tratta, ma si tratta di comente la sempre sarda, è tanto intima questa poesia e ne conosce sul meccanismo. Chi sa persone matessi, smontato, irmontato come delieri di spesamento, si ritorna a aggiustare, a cicito massimo. Sia lecce. Dare inizio a questo mio intervento. Quando veniva al mio paese, per la gara poetica di Mezzagosto, cenava e dormiva a casa mia. Era amico di mio padre. Io allora ero studente, ginnasio di Ozieri, la cittadina del Logudoro, appunto, dove sono nate le gare poetiche sul palco. Erano gli anni del primo fascismo. Tranquilli, due stress, due Paolo Villonca, due Placido Ghetti e due Paolo Bandino. Non ti metterò, nessuno di voi era ancora nato. Sulle colonne dell'Unione Sarda era proibito l'uso della lingua sarda. Sotto la testata di questo giornale c'era scritto dove il duce muore. Il direttore dell'Unione di allora, un certo Gino Anchissi, una specie di Antonio Orione di 70 anni fa, in un suo articolo affermò: morta o moribonda la regione, Sarda è morta anche la sua lingua. Questo scrisse Gino Anchissi nel 1927. Voi potete ben comprendere allora la mia emozione di
studentello, studentetto ginnasiale, intriso di tre lingue non mie, l'italiano, il latino e il greco. Lingue non mie. Voi potete capire allora. Tornare a casa per le vacanze e sentire dopo cena le Mogovinas e mio padre recitare le più belle ottave nella mia dolce lingua, Salimba Naya. Una volta Primo Luiras recitò questa ottava. Forse sbaglio, ma mi sembra che Paolo Pilonca non l'abbia citata in questo suo libro. Io me la ricordo a memoria e speriamo che non mi tradisca la memoria, come ha detto a te e a Gigino Marcello. Eccola dunque. Tres anos Cristo pregado a tres. Tres horas es estado in agonia. Tres giaos dall'agosto a su messia, un romano è stato in protesse. Femmina spias, bianco non tres. Maddalena, Veronica Maria, tres la morte e tres la sepultato, e assa tre vie figli resuscitato. Nelle notti stellate, alla luce delle stelle, se non mi avessero.
E questo lo ha spiegato Paolo. Dunque, primo punto. Sostantadores in Sardegna costituiscono un fatto teatrale. È teatro. È stato teatro. Due o tre personaggi sulla scena della piazza, del paese, del Saiggia, sul palco, con il coro greco alle spalle, recitavano a soggetto. Erano costretti a cantare a soggetto sull'Ibonia Salumestione. Non erano liberi di cantare. Su che cosa? Su fatti della cronaca, della storia e del mito. Secondo punto. Sos cantadores costituivano un fatto musicale, perché in Sardegna la poesia è stata sempre legata alla musica, sempre. Basti riflettere, basti pensare di Sos tenores de oe, che già stanno conquistando lo spazio universale, a New York, Sos tenores de oe, sono, a mio parere, l'eredità nuragica del Sandy Mironai e del Suboborobo, e allo stesso tempo sono l'eredità del lungo, oscuro, religioso medioevo sardo, de Sos gozos e de Sos iscravamentos. Dietro c'è molta enorme fatti culturali della nostra cultura, che è quella che, mi dispiace per Petronio, grande agente, grande navigatore, ma non prendia nulla di questo, nulla di nulla. Erano pure ad arrivare alle cattedre, come sono buoni anche oggi ad arrivare alle cattedre, da che ben ci sarà. E che cosa ne sarà il popolo sardo? Nulla di nulla. Prendete tutti quanti uno per uno, non c'è nessuno che conosca la realtà della condizione culturale, che è quella che è quella che è. Infine, terzo momento, a mio parere sempre, terzo ma non ultimo punto, Sos cantadores costituiscono un fatto linguistico. Un fatto linguistico. Sono stati e sono la cassaforte essi dei tesori della nostra lingua di vinti, che ha sempre attraversato nei secoli, per secolo a secolorum, tutte le lingue dei vincitori. Voglio dire, insomma, che la poesia dei cantadores non è da essere intesa così in senso romantico, sentimento più fantasia. Ecco che non capisco, perché non si capisce così, non c'entra nulla. Non è una poesia romantica, ma anche e soprattutto abilità di misurarsi, abilità versificatoria. I sistemi strofici della cultura poetica sarda, ve ne dico qualche numero: Duinas, Sestinas, Battorinas, Ottavas, Serradas, Ottavas, Troveadas, Noinas Mortadas, Deinas, Glossa, Treinas,
su 20 kg, su 36, su 50 kg. Sono veri e propri labirinti metrici. Grattacieli versificatori, da cui traggono origine modas, retrogas, curvas, repentinas, multos, attipitos, anemias, serenadas, avvestitas e manzanines. Ne fuori tutto, che naturalmente le nostre università non studiano, perché non le conoscono. Posso dirvi che un professore di letteratura italiana, di Trovato, ha dichiarato di letteratura, cioè in un concorso, l'ha pagato bene, ha dichiarato, ma io non posso conoscerlo, perché non conosco la università, o accidenti, ho detto. E tu fai il milanese Porta, che scrive in dialetto milanese, e fai il Goldoni, che scrive in dialetto veneto, e fai il De Filippo, che scrive in dialetto napoletano, e fai Belli e Comerich, e fai il dialetto romano, e hai imparato a dire a me di non conoscere la lingua sarda, mentre conosci la lingua milanese, venete, romane, siciliane, eccetera. Questo è il punto. C'è questo rifiuto. Alla stessa maniera che i vecchi appuntati proibivano ai figli di parlare la lingua italiana. Naturalmente loro li mettevano a volte. Ora, voglio dire, scusate la parola, c'è esto, ma tanto non c'è nessuno, non ci sono, mi dispiace che non ci sia. Perché loro non si fa. Cioè, siamo noi, forse. Sono convinto molto di essere in censura di questa nostra vera cultura, che è una cultura autonoma, come è autonoma la nostra lingua, ed è diversa perché siamo diversi. Però devo dire che ancora oggi qualcuno che si può cambiare lo stato, ma scusami, la lingua sarda è nata prima della lingua italiana, esiste quando la lingua italiana non esisteva. Loro magari qualche fattura scrivevano in dialetto, ma noi siamo qui, secondo sardo ci sono anche letterariamente, noi veniamo prima, abbiamo una letteratura molto prima che noi non conosciamo, perché non si fanno le scuole, e perché non si fanno le scuole, perché nelle scuole non si studia la lingua sarda, e perché non si studia la lingua sarda, perché i nostri vincitori hanno sempre impedito che nelle scuole sarde si insegnasse la lingua sarda. Perché il primo principio di individuazione è la lingua, sa lingua. Noi dobbiamo costringere a società a imparare il fusato, se non viene comprendere. Deve la risata la vedi. E invece la mia vista fai dare milanese, ecco perché è chiaro salvatore. Tu, con i nostri piani di rinascita, sono scritti non in lingua sarda, ma in lingua milanese. E alla fine non fate così. Perciò che deve tornare. Sono assai, che sono dei portatori, non mi dispiace per gli italiani operisti. Anche l'economia operaistica industriale è contro di noi, ha espropriato noi, cioè, espropriato a livello di struttura, direbbe Marx, e dunque anche a livello di sovrastruttura e anche di poesia. Ma a me, ecco, il libro di Paolo Pellonca, devo dirlo, non pone problemi di poesia, non pone problemi di sociologia, non pone problemi di antropologia, come sembra porre a Bacio Bandino e a Placido Diaz. A me proprio pone problemi di lingua. Cantanos, cantadores, a luce di luna, è scritto tutto in lingua sarda, testi, note, glosse, prefazioni, indici, tutto in sardo. E dunque a me, ripeto, questo libro pone problemi di glottologia e più precisamente di ortografia, che è il più grosso problema nostro oggi. Come si scrive su sardo? Com'è si chiede su sardo? Questo è il nostro problema. Questo è il problema. Cioè, come deve essere l'ortografia della lingua sarda? Poi vedremo perché questa, perché dico, il più grosso problema.
20 anni fa, chi vi parla, ebbe una polemica con un carissimo amico, Angelo Dettori, direttore e cestista, a proposito di come si doveva scrivere la parola orto, la parola italiana orto, insomma, come si doveva scrivere. Tio Angelino Dettori era il Bonorva, dove questa parola viene detta e viene scritta così, orto, orto. Io sono di un paese che confina con ma è diversa zona linguistica. E la parola orto si dice e si scrive orsu, orsu. E ancora, il cantautore di Twin mi sembra che sia presente. Mi pare che l'hai No. Bene, e che povero e buon testimonio, il cantautore di Twin Franco Madao, canta e scrive questa parola così, o tu, con due, Gaia e Franco, cioè tu me, tu, o tu, o tu, bene, in realtà, sia Bonorva, sia Nubile, sia Tui, hanno tutti e tre trotti, hanno tolto tutti e tre, essi trascrivono il fonema del loro fonema. E ognuno usa un grafema derivante dal fonema. In realtà, la parola giusta, corretta è orto, torto, tu come perché lo suonate, no? Così, non perché è detto a bicchio, non mi fate servizio voi, e come fai da molte figlie. Così come indicato orto, da tre vocabolari, cioè il porro, lo spagno e vacchere, il massimo. Naturalmente, finché il sardo non sarà insegnato per legge, nelle scuole, nessun paese è autorizzato a imporre il proprio fonema agli altri paesi. Nessuno di noi già per imporre. Oggi come oggi, chi vuole scrivere il sardo ha due strade, da seguire. O usa il fonema della sua particolare area linguistica, oppure usa il grafema così come scritto nel vocabolario. Nel primo caso, ecco qua, gli scriventi in sardo che usano i fonemi della propria zona corrono il rischio di non farsi capire da tutti gli altri sardofoni, come è capitato appunto a un vitesse, Michelangelo Pina, che ha scritto Sossinos tutto quanto con fonemi di Ghitti. La realtà è che, a mio parere, circa il 90% di questo bellissimo libro non lo ha capito, perché sono fonemi spesso incomprensibili per gli altri. Incomprensibili. Oppure faccio un altro libro, parlo con oggi. Salve de Sorsinesos, della Rento Bugetti, lo ha scritto un articolo molti anni fa, è tutto scritto con fonemi vernacolari di Ortelli. Ecco, ognuno mi chiede, ma voi capite cosa c'è sotto? Il problema è un problema di tutte le lingue. Tutte le lingue hanno questo problema. La Russia, al tempo di Zar, aveva 120 varianti linguistico-ortografiche, 120. Lenin le unificò con un ukase, un ordine perentorio, che si mette sulla cosa gomma. Dicendo parla come vuoi ma scrivi come devi. Secondo la legge ortografica, del resto anche a Firenze, cioè, dicono casa ma scrivono casa con la C, e noi sardi diciamo Roma con tre R, abbiamo Roma, non è? E allora, che fare? Dite fare. Studiera.
come cavalli allegri, tu sali a sua. A mio giudizio, dobbiamo unificare la grafia del salto con una norma ortografica imposta per legge. Per legge, in tutte le scorse anni, insomma, tramite la legge è possibile diventare, non sa, almeno linguisticamente uniti. Dico almeno linguisticamente uniti. Cosa fare? Ecco perché non ce la danno. Sono le giunte regionali, sono succedute a me, ma soprattutto sono dei buffoni, dei truppi, incapaci, gente che non conosce la Sardegna, che non conosce il problema della Sardegna, compresa soprattutto la giunta di Ola, che è la peggiore di tutte le giunte che ho conosciuto, e l'ultima di tutti, nessuno escluso. Ma voi pensate che è l'assessore alla cultura della regione Sardegna? Con un intendere legge nei chiedere, ve lo faccio solare. Cosa vuol dire? E volete che dai che ha un giudizio? Ah, un giudizio di favorevole a questa giudizione? Ma è un altro problema, non lo vedere. Dunque, voglio dire questo, che almeno questo non interviene. Se passerà finalmente, che non voglio, perché ripeto, non conosco. Ripeto, comunque, il fonema può stare tranquillamente sotto il segno dell'anarchia. Cioè, vai da Menteghetti, sarà molto, magari il chiese giù, come è detto il vocabolario. Abbiamo detto il vocabolario, poi il vocabolario da Inano. E d'altronde, carichiamo una parola in italiano, non si fa ancora solo lui. Perché non lo dobbiamo portare anche noi? Sono riempire ognuno con casuma. Dunque, il grafema deve stare sotto il segno della monarchia. C'è una legge storica. Per l'ortografico, allora sarà punito, cadrà sotto l'implacabile condanna della matita. Ma chi ti fa in galera? No, non lo so. Se no, cari amici, noi tutti ci dobbiamo usare, dobbiamo stare molto attenti, compreso Paolo Pinto, il discorso è anche partito da lì. Anche lui c'ha grossa decisione nella trascrizione, nel grafema, rispetto è condizionato anche lui dal fondo, perché io anche mi pare. Quando scrive il sacco, ma tanto di quel problema perché non c'è. Insomma, il mio paese Mancuso, ma tu non scrivi nella lingua del mio paese, certamente, perché non può, loro confondono il fonema e il grafema. Questo dobbiamo stare attenti e insisto su questo fatto, perché se noi non adottiamo appunto anche sul piano linguistico, oltre che sul piano politico, perché dice Chomsky che la lingua è tutto, Salimba è Gesù, tutto pesce Salimba, Saverao è tutto campo. Chi è separato sul piano linguistico è separato su tutti i piani, come capita da noi, è la causa fondamentale di noi sardi. Se no anche linguisticamente noi sardi saremmo come tra le spagnolo, pocos, locos e malvinos. E Gaibero, però, sardos, non ascoltimus unum sater, e non sono fiere a conca. E mentre noi sì, non esempio come le vaivare, mi sa che era del sacro occidentale, se nemica nostra, dove se nemica nostra, è saliva italiana, maledizione. Come tu non se nemica nostra, che saliva spagnola, come tu non se nemica nostra, che saliva bizantina, come tu non saliva spagnola, che saliva provolta, come tu non saliva nostra, che saliva latina, come tu non dentro, non può mantenere già fatto. Di originare la latina, perché chi è perché il risultato è diritto del latino? Quello che c'è scritto a Roma, la lapide del sconsole Sempronio, si vanta ad aver ammazzato 223.000 sardi durante il suo consolato. Pensate che noi eravamo 225.000, se no che era la sardi di voi.
anche la laurea c'è ancora, però è finita, io la può fare, quando studiate l'università di Roma. E tanto, tutti con calo sono stati, sono pago qui sempre, chi come te la... Sono romano, senza linea, dice Tacito, desertum fecerum, tu ete pacificazione, ma per la vino, tanto fai da memoria sul latino. Cioè fece il deserto e la chiamarono pace, la pax romana, tutta questa verità. Ecco mi giù, ci ha seguito sul latino, erano tutti con calo, e sul deserto non si vede, parlo sabato, solo sul latino. Dunque, e a oggi siamo la stessa situazione, mentre noi discutiamo, sai in italiano non c'è mai niente di tutto, tutto quanto questa guerra da San Coloto Franciliano. Perché ne so. Narei a Cuglio e abbiamo finito. So stato, so, quando siamo io, so, siamo tutto umano, so, unico, salto tu, est, lo salto molto. Abbiamo finito.